finito! Ora ti racconto! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta e da... Tito! Su Arte per te, finalmente è tornato Tito! Dove sei stato? È una lunga storia. Sono tornato per un po' a Colorium. E a fare che, Tito? Sai, a vedere com'era la situazione. E che cosa hai trovato a Colorium? Problemi? Beh, sì e no. Perché ho trovato il mare che hanno disegnato i bambini, tutto a posto. E poi ho trovato le montagne, tutto a posto. Benissimo. E poi ho trovato... gli alberi. Sì, gli alberi. E anche quelli di Natale. Ancora gli alberi di Natale. Sì, a noi piace, noi siamo allegri, festeggiamo il Natale tutto l'anno. Le colline e i fiori, pure. Tutto a posto. E allora Tito, scusa, era tutto a posto quello, tutto a posto quell'altro, tutto a posto... La mamma sta bene? Tutto a posto, grazie. Papà sta bene? Sì, tutto ok. Coloracolo sta bene? Coloracolo tutto ok, grazie. Ci manca solo che sta bene anche il comandante Cancellino e sembra la famiglia Bradford, Colorium. Ma che sei andato a fare a Colorium, Tito? Beh, sono andato a salvare Gabriele, te lo devo proprio dire. In che senso sei andato a salvare? Lo avevano rapito? Sì, per vedere com'era fatto. Oddio mio. Beh, scelta brutta, giusto? Però l'hanno rapito lo stesso per vedere com'era fatto. Ma cosa volevano vedere? Sì, com'era fatto, come erano fatte le mani, come erano fatti tutto quanto, il corpo umano, insomma. Ecco. Ah, certo, quindi hanno scelto un esempio. Sì, un rapimento di alieni. Un rapimento di alieni? Un rapimento alieni. Ho capito, e giustamente hanno scelto un esemplare di essere umano. Sì, ma insomma, discutibile. Come discutibile? Gabriele è bellissimo. Ma sarà sì, è mio marito. Comunque, raccontami per filo e per segno com'è andata. Ora ti racconto. Ecco, un bel giorno, Gabriele, come sai, stavo andando in cartoleria, ma era una cartoleria un po' particolare, infatti... Oh no, era una trappola, l'hanno proprio insassicciato bene, povero Gabriele. Ombretta non avrà scampo, adesso abbiamo preso il suo bel imbusto, lo sezioneremo, lo faremo a fettine, in micro particelle spaziali, dopodiché prenderemo il suo DNA e spareremo contro il mondo il raggio super fotonico paralizzante. Tiè, beccatevi questa, bambini, che state ostacolando la mia missione, io vincerò! Un raggio che impediva ai bambini di tenere i colori in mano e così non potevano più disegnare. È davvero molto triste. Dobbiamo risolvere questa situazione. Dai, Ombri! Avete capito, bambini? Qui urge una lezione di anatomia. Bisogna scoprire com'è fatto il corpo umano. E allora spostiamoci sul tavolo da disegno e andiamo a scoprire come si disegna il corpo dei bambini. Sì, andiamo! Allora, Titino, innanzitutto... temperiamo la nostra matita, così lo scrigno magico si riempie sempre di più. Certo, bimbi! E prima o poi ritornerai a casa con la missione compiuta. Prima o poi. Bimbi! E allora, bimbi, oggi impareremo a disegnare il corpo... i salamini! No, il corpo umano con i salamini. Io vado via, se non c'è niente da mangiare, basta. No, devi rimanere, Tito, devi rimanere, perché guarda, tu non lo sai, ma i bambini sono fatti da tanti salamini. Veramente? Sì, voi tutti lo sapete. Tutti piccanti? No. Tutti buonissimi. Va bene. E allora, oggi impareremo a fare tutta la composizione del corpo, così che voi potrete... Ma come li compri i salamini? Mamma mia, Tito, sei noioso. Cominciamo. Allora, un salamino, bimbi, può avere diverse dimensioni. Può essere un salamino lungo così, visto? O un salamino più grossetto così, va bene? Questo è tipo delle polpettine. E allora, cominciamo. Guardate come si fa un bimbo con tutti i salamini. Cominciamo dal salamino principale, il più grosso di tutti. Un salamino. Ma per chi non piace il salamino, possono essere anche delle uova? No, e sono solo salamini. Solo salamini. Poi guarda, qua faccio le braccia. Un salamino. Bellissimo! Un salamino. Oh, sì. Poi qua ne faccio altre, un salamino, e adesso le faccio salutare questo bimbo, un
salamino. Sei un esperto degli insaccati. E certo, frequentandoti. Oh no. Allora, poi mettiamo un salamino così di traverso, un salamino. E poi qui attacchiamo i salamini delle gambe, un salamino, un salamino, un salamino. Lo so che adesso non sembrano dei bimbi, ma vedrete che ci somiglieranno molto presto. E poi anche i piedi li facciamo diventare due salamini. Manca il collo. Cosa sarà mai il collo? Un salamino piccolo. E la testa? È un'oliva. Ho fatto l'aperitivo. E la testa facciamo finta che sia così. Le mani sono fatte da un salamino un po' più tondo. E poi contiamo i pezzi delle dita. Quanti pezzi ha il pollice? Penso due. Due, bravissimo. E allora mettiamo così, uno e due. L'indice? Ne ha uno, tre. Due, tre. E allora ne mettiamo tre. Uno, due e tre. Il medio? Anche. Uno, due, tre. Quando piegate vedete i pezzi che si formano. Tre. Uno, due e tre. L'anulare? È sempre tre. Bravo. Ma sai come si chiamano questi pezzi? Veramente no, perché io... Falangi. Questa è la mano e queste sono le falangi. Il pollice ne ha solo due, mentre le altre dita ne hanno tre ciascuna e si chiamano falange, falangina e falangetta. Oh, anche la lezione di anatomia. Per i piccoli però. E facciamo anche le ditozze di qua. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Certo, non possiamo lasciarlo così, no, vero? No, così non però è molto. Però guardate, bimbi, guardate come si è formata la figura umana. Guardate adesso come le gambe... Cos'è? La testa, il collo, il busto, il bacino... Oh, come sei romantica! Il bacino è il pezzo che unisce il busto alle gambe. Le gambe, i polpacci, quindi la coscia, i polpacci sì, e i piedini. E i piedi. Il braccio, l'avambraccio, le mani fatte col palmo e tutte le dita. Adesso vi faccio vedere com'è facile, seguendo questo schema, piegare le gambe. Facciamo per esempio solo il bacino e facciamo questo bimbo con le gambe, con una gamba un po' piegata. Guardate, facciamo un salamino e un salamino. E un salamino che fa il piede. È quasi quasi come se fosse un manichino. Visto? E così si può muovere tutto perché è snodabile. Faccio che batte col tacco con questa. Sì. E allora faccio un salamino, perché questo bimbo sta ballando. Un altro salamino. Ecco. Un altro salamino. E poi un salamino qui. La cosa buona della costruzione con i salamini è che viene fame e che anche quando si sbaglia si può sempre correggere. Certo, tutto possiamo fare. E allora, adesso però noi dobbiamo fare diventare questo salamino un bambino. Dici che ce la facciamo? Ma sì! Proviamo. Allora, innanzitutto addolciamo le linee del collo. Una e due. Ora dobbiamo solamente andare accanto e rifare tutta la figura. È come se quello fosse lo scheletro e noi attorno ci costruiamo una bella immagine netta. 1, 2, 3, 4, opla! Io questo bimbo lo vesto pure mentre ci sono e allora faccio uno, metto la maglietta che arriva fino a qui, guardate. L'altra questo bimbo ne ha mangiati di salamini, eh? È un bimbo come poti, è un bimbo pieno di energia. Ah, vabbè. Mica sono tutti legnosi come te. Ora gli faccio i pantaloncini. Zac. E zac. E guardate. Ah no, devo fare i bracciotti. E certo, ombre. La faccia la lasci per ultima? La faccia la lascio per ultima, sì. Certo, con questo metodo non verrà preciso preciso, ma capite com'è composta la figura umana. E poi guardate, faccio le ginocchia. Guardate bimbi, io adesso cancello tutti i salamini che avevamo fatto prima e come per magia quello che rimarrà sarà soltanto il bimbo disegnato. Bene bimbi, a questo punto il nostro bimbetto è quasi pronto.
Ombri, gli manca la faccia. Eh sì, infatti gli manca la faccia. Allora, se noi abbiamo fatto un bel salamino, non come il mio, cosa facciamo? Dividiamo questo salamino più o meno in tre parti. La parte più grande per me. E due, uno, due, tre. Allora, questa sarà la parte coi capelli. Qui andremo a mettere gli occhi e il naso e qui andremo a mettere la bocca. E allora, facciamo i capelli, facciamo un bel ciuffo a questo bimbo, ok? Io lo faccio così, guardate, parto da una parte e giro, poi dalla stessa parte e giro, poi dalla stessa parte e giro, e giro, e giro, e poi qui gli mettiamo gli altri capellini. Voilà, questa è una capigliatura che ha... che a Tito qua non piace. Vediamo, scusa. Adesso facciamo gli occhietti e allora facciamo prima le sopracciglia. Lo so che voi non li farete uguali, ma più o meno vi sto facendo capire come montare le varie parti di un bimbo. Il nasino lo facciamo più o meno a questa altezza, va bene? E la boccuccia più o meno in la fessura della bocca. La faccia un po' più paffutella, il mento ben definito e cancelliamo tutte le righine che non servono. E voilà, e lui è il nostro bimbetto bello e pronto. Poi divertitevi a sistemare la maglietta a righe, a quadri, come volete, a fare il numero magari che preferite su questa bella maglietta, il numero del vostro beniamino di calcio, insomma, se siete bimbe naturalmente fate la gonnellina, fate tanti bei vestitini, potete addirittura farlo col cartoncino che si muove, lo scheletrino, e poi vestirlo di volta in volta in maniera diversa. Questa che ne è pensi? Bellissima, ombre. Sì, è un modo diverso per farsi giocattoli. Allora bimbi, da oggi noi ricordiamoci che siamo solo dei salamini. E allora, se vogliamo vedere come fare una mano a salamino, ve la metto qui, guardate. Allora, la mano si parte da una forma tondeggiante e poi più o meno qui si mette il pollice, che ricordiamoci ha solo due pezzi che si chiamano falangi. Perfetto. Poi c'è l'indice. Sì, l'indice. Il medio. Il medio. Il mignolo. L'anulare. Giusto, scusami, ne ho solo quattro. E il mignolo, che è il più piccolo. Olè, ok? Dopodiché, cosa facciamo? Dall'esterno uniamo. Montiamo la nostra manina. Uno. Due. Tre. E quattro. Non mi è entrato il mignolo, Tito, vabbè, ma i bimbi hanno capito, vero? Sì, sì. Ok, e questo vi fa vedere quanto simili siamo ai nostri amici animali. Se sì, ci però fate... tu con un foglio di un metro per un metro che ti vai ridurre all'angolo. Ah, ombri, sei sempre tu. Hai ragione, Tito. Allora, ecco perché ti ho scelto. Guarda. Guarda, Tito, ma un po' di fantasia usala anche tu. Vuoi tutta la pappa fatta? Insomma, i bambini sono pappa bravi. Buona. I bambini sono più bravi di te, hanno capito come fare anche se non è entrato nel foglio. Benissimo. Io sono una pasticciona, lo sai, e poi mi piace inventare. Visto la manina? Bella e pronta. E allora bimbi, sbizzarritevi a costruire, bimbi, bimbe, qualunque cosa, tutta a salamini. Vedrete che sarà semplicissimo. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia utile. Vi rimetto solamente, ricostruiamo solamente qui la figura umana e poi potete andarvi ad esercitare. Aspetto tutti i vostri disegni sulla mia pagina Facebook. Quindi, busto, giusto? Giusto. Collo. Collissimo. Bacino. Bacinissimo. Braccia, quindi. Sì, sì. Salamino numero 1. Salamino numero 2. Salamino numero 1. Salamino numero 2. Mano. Salamino tondo. Falangi. 2. 1, 2, 3.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Questo l'ho fatto così, con le manine aperte. E anche dall'altra parte. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cosciotte, salamino numero 1, salamino numero 2 per le gambe, salamino numero 3 per il piede un po' spostato, altra cosciotta, salamino numero 1, salamino numero 2, salamino numero 3 anche dall'altra, quindi la facciotta, salamino numero 4, salamino numero X. E questo è lo schema del nostro corpo umano, tutta a salamini. Ricordatevelo sempre e divertitevi a costruire i vostri pupazzetti con questo schema. Secondo me questo schema servirà anche a molti genitori che amano disegnare. Eh sì, è buono anche per i grandi. E non mangiate troppi salamini. E mi raccomando, noi aspettiamo tutti i vostri bimbi costruiti a salamini. Ci rivediamo di là. Andiamo di là, Tito. Avete visto com'è semplice disegnare il corpo umano? Tito, puoi dire al comandante Cancellino di restituirci Gabriele? Vabbè, che l'hai portato? Ma scusa, come l'hai riportato indietro? C'è entrato tutto nella navicella astucciale? Sì, perché sta facendo la dieta. Comunque, bimbi, avete visto? È facile disegnare il corpo umano. Beh, dopo tutto siete fatti da tanti salamini. Tito, e tu sei un salamone. Sì, sì, io un salamone. Ma di te ne parleremo la prossima puntata. Brava, non anticipare niente. Va bene. Fatto solito. Va bene, bambini. Adesso vado di là a vedere come sta Gabriele, mio marito, e vediamo se Tito gli ha recato qualche danno, perché io mi fido meno di lui che del comandante Cancellino, non so perché. Noi ci rivediamo la prossima volta, Tito, e guai a te se ritorni a Colorium. No, no, rimango qua con voi. Benissimo. Ora che avete preso la cabina, andiamo tutti a mare. Oh, mamma mia. Tito, a te il mare fa male. No, no, mi piace il mare. Va bene, Tito. Ti useremo come tavoletta per nuotare. Da Ombretta, da... Tito! E da Arte per te è tutto. Arrivederci, ci vediamo la prossima volta. Ti voglio bene, grazie. Buongiorno, eccoci giunti al sorteggio dei due righelli flessibili. Sono le 7:51 del mattino, quindi vedete il mattino all'ora in bocca. Il video, eccolo qui. Ho già tolto tutti i commenti, compreso il mio stop ai commenti che avevano messo dopo la data di scadenza. Poi si sta per svegliare, quindi dobbiamo sbrigarci. Copio l'URL, vado su suadeo.ch, che sarà il mezzo con cui sorteggeremo, incollo l'URL, seleziono il numero dei vincitori che sono 2, incrociate tutte le dita e via, vediamo chi è il vincitore che apparirà più o meno qui. Eccoli qua, i vincitori sono, un attimo che metto a fuoco, Vita Creativa e Gianluca Caputo. Ragazzi, mandatemi il vostro indirizzo sulla pagina Facebook o sulla posta privata di YouTube. Quindi Vita Creativa e Gianluca Caputo, complimenti, siete i vincitori dei due righelli. Ve li farò avere non appena mi farete avere il vostro indirizzo. Grazie a tutti gli altri per aver partecipato e noi ci rivediamo presto. Ciao!